Guardiani, bentornati, bentornati qui su Destiny, tardissimo, presto, presto, facciamo veloce per i super fedelissimi che aspettano anche il mio video per i consigli su Xurrino. Xurrino si trova questo giro sempre in torre, precisamente, ahimè, poverino, cerca di buttare giù alcol al baretto della torre per dimenticare che c'ha i tentacoli in faccia, probabilmente. Vediamo, eccolo qui, zona della del barretto con jukebox, meraviglioso. Eccolo qua, Xurrino, agente, ma almeno siediti, perché stai in piedi? Siediti, siediti qua. Guarda che ti facciamo portare un tubo, tipo canna dell'acqua, direttamente qui dal barile della birra. Xurrino, tutto bene? Dai, via, momento cazzata superato, super veloci. Titano, un elmo indistruttibile. Bellissimo elmo esotico che io ho amato per il titano, per la sua bellezza, l'estetica. Adesso non posso farvelo vedere perché sono quello stregone, ma sembra tipo uno dei caschi, degli elmetti, dei caschi che usano per esempio i Daft Punk ai concerti. È una simpaticissima animazione. Comunque, che cos'ha un elmo indistruttibile per il titano? Ha trasfusione migliorata, ovvero le uccisioni con pugno della tempesta attivano istantaneamente la rigenerazione della salute. Rientri in gioco con l'energia corpo a corpo piena e ottieni una carica aggiuntiva di energia corpo a corpo. In pratica abbiamo sottoclasse ovviamente assaltatore, quindi ad arco. Se fate il pugno della tempesta vi rigenerate la salute, rientrate in gioco sempre con il corpo a corpo carico e avete due cariche del corpo a corpo. Dopo vi spiego perché è molto utile per me. Aumenta disciplina, aumenta forza. Uccidere mostri d'oscurità col corpo a corpo fornisce super energia bonus, oppure uccidere mostri d'oscurità con armi pesanti fornisce super energia bonus. Infine, rinvigorimento, energia bonus al corpo a corpo quando raccogli una sfera di luce. Allora, cos'ha di interessantissimo questo perk? Oltre a quello che vi ho detto, per esempio, quando ci sono magari quelle taglie da fare uccidendo in PvE nemici con le abilità o comunque con l'abilità corpo a corpo, semplicemente magari andate in uno spawn dove ci sono tanti mob a bassa energia, ammazzate, una volta che morite, tornate in vita, avete subito il corpo a corpo pieno senza dover aspettare che si ricarichi. Questo è un piccolo aspetto di interesse per questo casco, un piccolo suggerimento che posso darvi io. Oltre poi al fatto che può essere utile, una volta fatta la super, avere l'energia piena, perché di fatto con le super capita spesso di rimanere in fin di vita o di morire. In questa maniera qua avrete una chance in più di procedere. Comunque ve lo consiglio, è molto molto bellino. Cacciatore, sempre casco, simbionte acliofago, è un elmo esotico per il cacciatore, appunto. Cosa abbiamo? Abbiamo ultimo uomo, la pistola d'oro ottiene un colpo in più per ogni utilizzo. Questo è uno dei pezzi, visto che qualcuno di voi me l'ha chiesto nei commenti, anche questo è uno dei pezzi per il cacciatore che io considero eccezionali e devastanti, bisogna averlo. In pratica, pistola d'oro, la sottoclasse a fuoco solare del cacciatore, la pistola d'oro di norma ha 3 colpi, grazie a questo casco ne avrete 4. Inutile dirvi quanto può essere utile sia in PvE che in PvP, perché potrete shottare 4 nemici o più se sono in fila e nelle vostre attività. Molto molto utile. Aumenta intelletto, aumenta disciplina, aumenta super energia fornita dalle uccisioni dei mostri d'oscurità, oppure uccidere mostri dell'oscurità con armi speciali fornisce super energia bonus, interessante. E infine innervazione, energia bonus delle granate quando raccogli sfere di luce, anche questo un pezzo molto molto utile. Infine, per lo stregone abbiamo cuore del fuoco prassico, una bella armatura torace esotica per sicuramente la sottoclasse solare dello stregone. Si è lodato il sole, il perk intrinseco, ovvero riduce ulteriormente il tempo di recupero di tutte le abilità mentre radianza è attiva e agilità notevolmente aumentata. Allora, inutile dirvi quanto può essere utile questo pezzo. Se usate radianza, se usate la sottoclasse, la super della sottoclasse solare dello stregone, quando vi rianimate oppure usate radianza in vita, con questo pezzo le granate,
i corpo a corpo in pratica si rigenereranno velocissimamente, quindi potrete spammare corpo a corpo e granate ovunque. In più, con questo pezzo sarà ancora più veloce, quindi inutile che vi spieghi, sia in PvE che in PvP, quanto può essere utile. Inoltre avete un'agilità notevolmente aumentata, quindi diventerete molto 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 fatali anche e soprattutto nel PvP. Io l'ho usato in PvP, è devastante. Aumenta intelletto, aumenta disciplina, aumenta la quantità di munizioni trasportabili per i cannoni portatili oppure per i fucili di precisione, molto utile. Infine, riduce i danni subiti dalle braccia del vuoto oppure aumenta armatura aumentata mentre utilizzi una sottoclasse solare. Quindi questo pezzo è utile con una sottoclasse solare. Con questo perk qua avrete anche un'armatura aumentata, cioè resisterete di più ai danni. Ottimo, ottimo pezzo. Se avete uno stregone o un cacciatore, è un pezzo must have. Non c'è un cazzo da fare, bisogna averli. Il titano è un buon pezzo, ma non è necessariamente un must have. Però 13 strane monete, ragazzi, ve le lanciano dietro le strane monete dell'anno 2. Comprate tutto, che Xurrino poverino c'ha bisogno. Engramma esotico. L'engramma esotico di questa settimana, visto che insomma siamo tutto caschi questa settimana, è un engramma esotico per il casco. Da qui al costo di 19 strane monete dropperete un casco esotico per una qualsiasi sottoclasse, cacciatore, titano, stregone che sia, casuale, e basta. Quindi un consiglio, per esempio, io se volessi un casco questa settimana, avessi strane monete, non andrei mai a comprarmi questi a 2,80, ma tenterei la fortuna con gli ingrammi esotici. Perché? Perché se siete già a livello di luce alta, io sono a 3,19, ma mi capitava anche a 3,10, anche poco meno o poco più. Insomma, se avete già una luce alta, avete più possibilità di droppare dagli engrammi esotici equipaggiamento con luce, per esempio, già a 3,10. Quindi, di fatto, io qui lo dico e qui lo nego, dico quello che farei io tenterei la fortuna, se, a meno che non voglia precisamente uno di questi due caschi qua, ma tenterei la fortuna con l'engramma esotico. Infine, l'engramma storico, anch'esso, per il casco qui dropperete a costo di ben 29 strane monete, ancora mi devo spiegare sta cosa, un casco esotico dell'anno 1, quindi potenziabile fino a massimo di 170 di luce. Poi eventualmente, se droppate uno dei caschi trasportabili all'anno 2, lo potrete aumentare, trasformare alla versione anno 2 dalle blueprints nel salone delle avanguardie. Solita storia, propulsore al plasma e propulsore del vuoto, cioè due veramente cose utilissime al costo di 23 strane monete, proprio meravigliose, cioè veramente non potete fare a meno di questa. Vabbè. Sintesi pesanti, sempre pieni dietro, sintesi pesanti servono sempre, 3 di ori, è un bene di consumo, in pratica ha un effetto accumulabile che una volta che lo utilizzate vi compare il segnalino in alto a sinistra qua del vostro personaggio, particelle esotiche, e una volta utilizzato questo 3 di ori avrete la possibilità di droppare un engramma esotico dal prossimo ultra ucciso, quindi un nemico PvE giallo con vita gialla e con il teschietto al fianco della barra della vita gialla, o dalla qualsiasi prossima partita completata nel crogiolo. Funzionano molto bene, per esempio sulle partite di crogiolo io le uso una partita sì e una no. Ovviamente l'effetto accumulabile, ne usate uno, stacca, quindi scompare il bonus, ne prendete un altro e ogni volta che ne prenderete un altro la possibilità aumenterà sempre di più finché non prenderete sto benedetto engramma esotico. Non vanno usati tutti insieme, c'è ancora chi fa sta cazzata, uno alla volta. Aghi di vetro, materiale di consumo utile per usare questo perk qua, manipola sorte, cambia i potenziamenti e le statistiche disponibili per l'armatura. Cosa fa manipola sorte? Il costo di lumen, materiali per armatura e aghi di vetro vi cambia in maniera casuale i perk secondari e solo questi e le statistiche in disciplina, intelletto e forza. Ovviamente il perk intrinseco rimane sempre lo stesso, quindi se volete tentare la fortuna provate. Ovviamente solo per le armature e solo per quelle esotiche. Infine, particellona di luce al costo di 2 strane monete. Sappiamo cosa serve particella di luce, non serve che sia qua
A spiegarvelo, magari. Madonna, ragazzi, forse sono riuscito a fare un video più corto di decine di minuti, non lo so. Allora, sediamoci qua perché sono stufo. Come va, Xurrino? Tutto bene? Vabbè, dai, non perdiamoci in chiacchiere. Xurrino, questa settimana devo dire che tutto sommato porta nulla di nuovo e nulla di raro, diciamo, sono cose che ha già venduto abbondantemente, però se vi mancano, vi interessa una seconda di quello che vi ho detto, come ve le ho descritte, fate l'investimento perché ne vale la pena. Quindi io direi un buon Xurrino, non eccezionale, ce ne sono di migliori, il doppio engramma esotico storico del casco non serve a una ceppa, è sempre meglio un engramma esotico per l'arma, però vabbè, non si può avere tutte le settimane, quindi dalla zona dei saluti fatemi sapere ovviamente nei commenti come sempre cosa prenderete. Io come sempre prenderò solo 3 di ori ormai e come sempre vi auguro buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani. Oh, prendo fiato.